I comuni di Somma Vesuviana e Sant'Anastasia insieme per Telethon in una maratona podistica all'insegna dell'impegno e della solidarietà a favore della ricerca sulle malattie rare. Si terrà domenica 15 settembre 2024 e vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti la maratona Due Comuni, una gara su un percorso di 10 km. La manifestazione è stata presentata ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala del Consiglio Metropolitano nel complesso di Santa Maria la Nova a Napoli. Ricerca, solidarietà, sport sono gli elementi fondamentali con cui la città metropolitana vuole riconoscere il patrocinio a questa iniziativa. Un'iniziativa che va nella ricerca perché coniugare il mondo dello sport con la ricerca e per l'aiuto alle famiglie, per la ricerca di malattie rare, significa che è un grandissimo contributo che questo evento sta facendo per la nostra comunità e per il nostro territorio. E quindi era giusto patrocinare e far per la presenza dell'amministrazione del sindaco Manfredi dell'intera città metropolitana, perché questo è uno gli obiettivi e la mission della città metropolitana in questo tipo di iniziativa. Una manifestazione che è cresciuta nel tempo, la sinergia tra Somma e Sant'Anastasia, si sono aggiunti i comuni di Ottaviano e di San Giuseppe Vesuviano, che ringrazio. La rete della solidarietà è partita, noi dalla provincia stiamo cercando di creare un qualcosa di importante, non per essere, diciamo, fare vetrina, ma anche per aiutare i nostri luminari scienziati per la ricerca con i nostri fondi. La manifestazione si terrà domenica, più di 500 atleti presenti, ci sarà anche una manifestazione non competitiva di circa 3 km per le famiglie e sarà un momento importante dove saranno presenti la fanfara dell'esercito, i carabinieri, momento di aggregazione importantissimo e anche vetrina per i nostri territori. Beh, ormai posso dire che noi siamo dei veterani su questa iniziativa, perché sono anni che partecipiamo, all'inizio solo con Somma Vesuviana, diciamo, i due comuni, quindi già, voglio dire, siamo lodati su questa cosa e soprattutto siamo lodati sulla importanza che mette insieme la solidarietà e lo sport, perché riteniamo, e le ultime Olimpiadi, quelle normali, quelle paralimpiche, ce l'hanno dimostrato, voglio dire che intorno a questo mondo gira tanta solidarietà e tanta vicinanza che, voglio dire, ci spinge sempre di più ad insistere su queste iniziative. Stamattina attestiamo sicuramente che questa manifestazione corre veloce, perché è partita da Somma, poi nel corso degli anni si è vista unita alla comunità di Sant'Anastasia e stamattina trova la testimonianza di altre due comunità, quella di Ottaviano e quella di San Giuseppe, che dall'anno prossimo saranno parte integrante di questa bellissima manifestazione che noi abbiamo voluto portare in città metropolitana. Quando il coordinatore D'Agredi mi ha chiesto di fare la presentazione presso questa sala, io sono stato contento, entusiasmato di poter prestare il mio ruolo di consigliere metropolitano per questa manifestazione, perché era il momento di dare a delle comunità una vicinanza di un ente che molte volte sembra distante, ma che distante non è, e che attraverso i suoi rappresentanti, le sue rappresentanze istituzionali, deve dimostrare una vicinanza alle comunità che amministriamo. La Fondazione Telethon dal 1990 ha prodotto risultati eccellenti, dimostrati dalle oltre 15.000 pubblicazioni scientifiche prodotte, ma soprattutto sullo stato di avanzamento della cura verso le malattie genetiche rare. Oggi noi ci premiamo di essere l'unica organizzazione non profit al mondo di addirittura di produrre un farmaco, lo Strimberis per la Dascrider. Una malattia genetica molto rara, i bambini affetti da questa patologia non hanno un sistema immunitario sano, per cui anche una semplice infezione per loro può essere fatale. Oggi, grazie a questa terapia nostra, oltre 60 bambini di tutto il mondo possono vivere una vita normale. La nostra presenza questa mattina è finalizzata a ricordare ciò che il Rotary internazionale, due anni or sono,
ha potuto fornire attraverso un suo progetto internazionale dei robot per il sequenziamento del virus Covid e successivamente questa attrezzatura, questa preziosa strumentazione è stata poi virata nell'utilizzo del sequenziamento genomico di alcune forme tumorali. Il Rotary da sempre dialoga e ascolta le esigenze del territorio e soprattutto ha imparato al colloquio con tutte le associazioni, coloro le quali hanno cuore e braccia che si offrono per il prossimo. La nostra presenza è proprio questa, quella di ribadire l'importanza del camminare insieme, servire con gioia, e la manifestazione di Sant'Anastasia Somma Vesuviana è proprio in questa direzione, dello stare insieme, perché nel camminare, che è un'arte, noi abbiamo la possibilità di dialogare, di confrontare le idee e di progettare il futuro. Queste iniziative per noi sono fondamentali perché la Fondazione Telethon ovviamente ha bisogno del sostegno e di queste iniziative perché sono importanti per mandare avanti la nostra ricerca, che proprio grazie a queste tipologie di iniziative, alle donazioni delle persone che credono nella nostra ricerca, che il nostro lavoro, la nostra missione va avanti, quindi sono fondamentali. E sapere che la città di Napoli e i comuni delle diverse città sostengono il nostro lavoro per noi è davvero un motivo di orgoglio, anche perché noi siamo qui proprio nella città di Pozzuoli, quindi è davvero per noi importante questo.